sia santi evangeli secondo Luca. Dixit Iesus discipulis suis, qui vos audit me paudi, et qui vos sternit, qui audem me sternit, sternit eum qui nisit me. Reversi sunt audem sequaginta tuo cum caudio dicentes. Domine, etiam demonia subici untore nobis in nomine tuo. Et paedis, videvam Satanam sicum fulgore de cielo cadente, et celerit vobis potestatem calcandi supra serpentes et scorpiones et super omnem vere putem inimici, et mille vobis nocebi. Verum tamen in occolite gaude, quia spiritus vobis subicium. Gaudete audem, quod nomina vestra scripta sunt. La Santa Chiesa che ho tanto amato, adoperatevi a eleggere un successore zelante, il quale non cerchi che la gloria del Salvatore e non abbia altro desiderio che il bene della cristianità e l'onore della sede apostolica. Queste sono le stupende, quanto mai attuali, ultime parole che Papa San Pio V, Antonio Ghislaine, che oggi festeggiamo, rivolgeva al momento della sua morte ai cardinali, al suo capezzale, il 1° maggio del 1572, 452 anni fa. Sono parole di una persona che alla vita eterna ci credeva, e ci credeva veramente, e che trascorreva la vita terrena lottando per riuscire appunto ad arrivare verso la vita eterna. Egli era certamente ben cosciente del fatto che sull'esercizio della potestà delle somme chiavi, come la chiama San Tommaso d'Aquino, pontificato, al termine della vita sarebbe stato chiamato a rendere conto. L'amore alla Chiesa, la gloria del Salvatore, l'onore della sede apostolica, il bene dei cristiani, ossia la gloria di Dio e la salvezza delle anime, furono dunque le preoccupazioni assolute del suo pontificato. Di San Pio V potremmo ricordare molte altre cose, ma con gratitudine ne menziono solo alcune tra le più importanti. Anzitutto l'impegno per la Lega Santa con la vittoria di Lepanto e la Madonna del Rosario, il progetto di riforma della Curia Romana con la revisione del Corpus Iuris Canonici, diritto canonico. Ma voglio soffermarmi solo sull'elemento, per così dire, fondante che ha mosso la sua azione di uomo, di frate domenicano, di cardinale e di papa poi, elemento dal quale tutto conseguì. La fede dunque vissuta e indagata, che nella Sacra Liturgia in modo solenne si conserva, si accresce, rifulge e si trasmette. Ripeto, la fede che nella liturgia si conserva, si accresce, rifulge e si trasmette. La pubblicazione
del Catechismo Romano e del Missale Romano, del Breviario, attestano il suo impegno che rimane nella tradizione della Chiesa e nella memoria della Chiesa Cattolica. Viviamo, lo sappiamo bene, un tempo di debole fede, di dottrina incerta, di confusa missione, oggi anche detta nuova evangelizzazione, molto conclamata e poco attuata. E proprio per questo occorre riflettere sulle cerimonie della Santa Chiesa. Cerimonie come strumento di conoscenza di Cristo, non solo come mero cerimoniale. Cerimonie che aiutano all'annuncio della fede, all'evangelizzazione, come intendeva appunto San Pio V. A questo sommo pontefice, confratello di San Tommaso d'Aquino, che gli proclamò dottore della Chiesa nel 1567 e di cui quest'anno, 2024, ricorrono i 750 anni della morte, si rifanno le parole rivolte da Gesù all'angelico dottore, a San Tommaso d'Aquino, e potrebbero essere anche le parole rivolte al Signore, a San Pio V, che così disse: «Bene scripsisti de me, hai scritto bene di me». San Pio V, secondo la fede della Chiesa e come tradizione anche nell'ordine dei predicatori, l'ordine di San Domenico, a cui apparteneva e a cui anch'io appartengo, il nostro santo, San Domenico, riteneva la Santa Eucaristia come appunto presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità, come il tesoro più prezioso che ci fosse al mondo. E su questo tesoro ha voluto costruire tutta la sua vita, sia quella spirituale, sia quella intellettuale, sia quella di governo. San Pio V riteneva la Santa Messa come il mezzo più alto per illustrare la vita di Cristo. Infatti, cosa avviene nella Messa? E non ci stancheremo mai di ripeterlo e di viverlo. Avviene l'attuazione simbolica di tutta la storia della salvezza, dalla rovina alla redenzione, dal peccato originale alla nascita di Gesù, al suo sacrificio e alla risurrezione, fino alla nascita della Santa Chiesa. Nelle Sacre Scritture e nella Sacra Liturgia, San Pio V ha individuato le basi per confutare le eresie, previste di per sé da Dio e condannate dalla Chiesa. La Sacra Liturgia, con le sue cerimonie, è scrigno di verità e scudo contro l'eresia, afferma San Pio V. Nel solco dunque della tradizione, San Pio V riconduceva l'origine delle cerimonie cristiane, ossia le azioni della Santa Liturgia, alla volontà esplicita del Salvatore nell'ultima cena e all'atto preciso del Salvatore descritto nel Vangelo di Luca, che così dice: «Cognoverunt eum in fractione panis». I discepoli di Emmaus conobbero Cristo quando egli spezzò il pane. Ed è interessante notare che l'Evangelista non dice «lo riconobbero nel pane», ma nello spezzare il pane, in quel gesto liturgico. L'osservazione dunque è formidabile. Che differenza c'è tra il pane e lo spezzare il pane? Che il pane non è di per sé cerimonia, ma lo spezzarlo sì è cerimonia. E questa è la forza appunto delle cerimonie nell'anima dei cristiani, una forza talmente grande che ci permette di riconoscere Dio. Carissimi, la nostra salvezza sta appunto nel conoscere Dio, amarlo sempre di più giorno dopo giorno. E primo veicolo per conoscere Dio è proprio la Sacra Liturgia. Perciò dobbiamo comprendere la grandissima utilità delle sacre cerimonie, perché nulla c'è di più importante e più utile alla salvezza che conoscere appunto Dio. Proprio come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: «Questa è la vita eterna, che conoscano te, solo vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo». Se la salvezza eterna dell'uomo dunque consiste nel conoscere Dio, così commenta Sant'Agostino,
In Felix, qui te non novit. Felix et Beatus, qui te novit. Infelice chi non ti ha conosciuto. Felice e beato chi invece ti ha conosciuto. Perciò chi ama grandemente Cristo, amerà grandemente anche le sacre cerimonie della Chiesa Cattolica. Chi stima poco Cristo, amerà. Chi stima poco Cristo, poco stimerà anche le sacre cerimonie. Fu la ragione per la quale San Pio V, con fede, intelligenza e cuore, si dedicò all'opera della restaurazione della Sacra Liturgia, sapendo difendere con essa il dogma cristiano dagli eretici che non stimano e avversano addirittura le sacre cerimonie. Egli, che tanto amò la Chiesa, volle che essa esprimesse nel modo migliore possibile il suo amore a Cristo. Ogni cerimonia, ogni gesto nella liturgia è un gesto e un atto d'amore verso il Signore. Avendo cura di conservare e trasmettere ciò che Cristo ha istituito, sta qui dunque l'onore, come diceva San Pio V, della sede apostolica e della cristianità. Egli riformò la Chiesa, e riformando anzitutto se stesso, la propria persona, cercando di vivere santamente la propria vita, santificando le anime a lui affidate. Allora perciò preghiamo anche ciascuno di noi, sull'esempio di San Pio V, possa convertire ogni giorno, possiamo anche noi convertire ogni giorno la nostra vita a Cristo. Ed in particolare questa confraternita, dedicata al Sacro Cuore e ai Sacconi, possa, grazie all'amore e alla cura per le sacre cerimonie, avere sempre a cuore la salvezza delle anime e la gloria del Salvatore, per appunto il desiderio e l'onore della sede apostolica, per il desiderio e l'onore di amare sempre di più Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.
Thank you.
nobile sangue, Pater omnipotens, eterne eres, per Christum Dominum nostrum, per quem maiestatem tuam laudata angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Sceli celorumque virtutes, ac beata seraphi, socia exultatione concedam, cum quibus et nostras voces, ut admitio beaste pregam, supplice confessione dicentes. Thank you.
te omnia saecula saeculorum. Salutaribus monini et in instruzione formati, audemus te dice, Pater noster eque es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secund in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, e nebite nobis e vita nostra, secund et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Te omnia saecula saeculorum.
Thank you.
Spiritum Domine Deus, justitia fortitudinis benignos infunde fidelibus tuus, quos beati tibii confessoris tui atque pontificis zelo, atque constantia ab omnium ostium incursione quereditatus est. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convente regna de unitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Primoe nobis Domine celestis mense virtutes satiasti, et desiderare per et sum, et desiderata per cibe, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convive regna in unitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobis Thank you.
benedizio Dei onnipotente, Patris.